Sono anni che volevo aprire un canale YouTube, cioè di la verità ce l'ho già da, da 13 anni, solo che volevo aprire un canale YouTube dove un pochino, neanche raccontavo la mia vita, ma filmavo la mia vita di tutti i giorni e fare una cosa molto natural, senza troppo editing, senza troppi scazzi dietro. E quindi questo è il primo video dove vi racconto, vi faccio vedere un pochino la mia vita per far vedere che insomma non siamo tutti influencers, ma abbiamo tutti delle vite straordinarie, cose che succedono tutti i giorni, strafighe, però questa è la realtà dei fatti. E quindi adesso io mi faccio colazione, dove, come neanche da dire come al solito, ma a volte quando faccio colazione mi faccio tipo delle fettine biscottate, con, che cazzo è questa? Vabbè, fragole bosco, fragole e fragoline, vabbè, non riesco neanche a parlare. Ottimo. E poi, visto che io tipo vado matto di tisane, adesso mi prendo una tonicità che ho finito, porca miseria, no, non c'è, vabbè, prendo una difesa, questa qua, e quindi mi serve una tazza. Ho sempre fatto video nella mia vita, no? Nel bene e nel male. E li ho sempre fatti principalmente, vabbè, oltre che per lavoro, però è nato tutto perché ho sempre avuto la passione di avere questo diario digitale. E quindi quando faccio una cosa bella, la registro così poi me la ricordo, mi ricordo che ho fatto quella cosa. Poi alcuni video sono andati bene, altri sono andati male, ma non li ho mai fatti per un pubblico, diciamo. Mentre stavolta è diverso, voglio diventare ricco e famoso. Non è vero. Però ecco, volevo, visto che mi sono reso conto che ho un sacco di attrezzatura e un sacco di videocamere, droni, cose strane, ho detto vabbè, piuttosto che tenerle nell'armadio, perché oramai non le uso più, non le faccio prevalentemente, non faccio più video per lavoro, vabbè, a sto punto utilizziamolo. Anche se adesso io sto utilizzando la DJI Pocket 3 e quindi l'idea di questa videocamera è essere molto, molto nimble, molto veloce, senza troppi scazzi, senza dover cambiare obiettivi, pensare microfoni, no, io volevo una cosa semplice, dove non devo fare niente, anche a livello di montaggio non ci starò molto dietro, ma è proprio per fare le cose in modo spiccio. E adesso ci facciamo colazione. Sono le 10:20. Io sono attualmente disoccupato, ma per poco, e quindi mi sto facendo la vita del disoccupato, dove si sveglia tardi, va a letto tardi, gioca al telefono, guarda YouTube dalla mattina alla sera, si perde su TikTok e Instagram, quelle robe lì. Ah, quindi se anche voi vi sentite parte di questa routine, sappiate che non siete soli. E allora, sta tremando tutta la casa, ma perché qua fuori tipo stanno rifacendo la strada. Spero che sia quello. E quindi ci sono tutti i macchinari che mi sa che mi vengono addosso alla casa, mi spaccano tutto. E quindi se anche voi avete questo tipo di routine, sappiate che non siete soli, ma c'è gente come me che purtroppo finché non inizia a lavorare non fa un cazzo di niente. E quindi oltre a farmi tipo le passeggiate, io cerco tipo degli hobby insomma, neanche perdere tempo, dedicare un po' di tempo a imparare cose nuove, quindi un po' di giardinaggio, un po', cioè sono un'ottima casalinga ultimamente, perché faccio giardinaggio, cucino sempre, perché vivo da solo, andiamo, cucino sempre, giardinaggio, mi faccio la mia spesina, pulisco, che ne so, pitturo la casa, queste robe qua. Spero si senta bene, perché non ho veramente voglia di dover pensare anche di mettermi i microfonini qua e poi sincronizzare. No, voglio stare easy, chiedo invia audio e basta. Appunto, parlando di attrezzatura, c'è una mia amica che le serve. Oh signore, dove siete? Le serve il mio vecchio gimbal e quindi adesso devo cercare le batterie. Anzi, più che le batterie, il caricabatterie trovato.
Adesso mi manca la custodietta, devo preparare, che deve fare tipo la tesi di laurea. E sto gimbal sarà 5 anni che non lo uso perché è uno o l'altro, quindi a sto punto glielo lascio pure. Zero problemi, tutto questo adesso la mia difesa sarà pronta. Bene. Sentite il casino allucinante, cioè uno cerca un pochino di tranquillità, serenità, no? Di prima mattina, prima mattina, sono le 10:30. La tranquillità della natura, il giardino, vieni qua, ti rilassi, invece impossibile. Vieni giù da casa. Niente ragazzi, sono un pirla, sono appena andato in palestra, io sa, non si vede niente, è così, ok, meglio, sono appena andato in palestra e così l'entusiasmo c'è, sai, quando non hai un cazzo da fare tutto il giorno, dici vabbè vado in palestra, che succede? Arrivo, mi rendo conto che non ho le cuffie e che dico vabbè faccio l'allenamento un po' scocciato, leggermente scocciato perché mi tocca ascoltare le musiche o la radio, insomma quelle robe da palestra, tranqui ogni tanto, solo che a fianco a me tipo avevo un maciste, un colosso veramente, un gigante che era lì che ci stava straprovando con una tipa senza, insomma, con risultati non del tutto eccelsi, e però proprio fastidioso, guarda, cioè proprio fastidioso, roba che, cioè, era, avete presente quelle persone di Darisne Asberla? Però in questo caso non più di tanto, perché poi se me ne da lui una mi stende. E dico vabbè, allora poco male, faccio il mio allenamento. E in tutto questo io mi sono iscritto alla palestra perché principalmente, vabbè, oltre a tenersi in forma, ma perché le docce sono incluse, no? E quindi in periodo Covid, quando tutto costava un sacco, ho detto vabbè, mi iscrivo alla palestra, così almeno lì risparmio e mi faccio le docce in palestra, andando un giorno sì, un giorno no, o anche tutti i giorni. E ma poi non so se sia sano o meno, ma insomma questa situa. Praticamente cos'è? Mi sono dimenticato anche le ciabatte, quindi la doccia me la ficco su per il culo. Non ho fatto assolutamente niente, ora mi tocca tornare a casa, anzi prima devo andare a fare una spesetta, poi devo andare dal fioraio, cioè non so se andarci oggi o domani, perché domani sera è il compleanno di un'amica e quale regalo più azzeccato se non un bel mazzolino di fiori. E quindi tutte cose, però adesso vado a casa. Perché io il lunedì, da un paio d'anni, un anno e mezzo a sta parte, sono un editor di un canale YouTube americano, quindi loro mi girano le clip il lunedì e il lunedì mi tocca, mamma mia che caldo che c'è, 22 gradi, e quindi ogni lunedì mi girano le clip e io il lunedì mi tocca montarle, perché poi martedì caricano, quindi ora spero che voi possiate sentirmi, magari abbasso un po' l'AC, se no che ci devo fare? E niente ragazzi, questa è la vita. Poi tra l'altro questo maciste in palestra aveva un vocione profondissimo, era tipo sì, ma io in panca piana sono un bue, io sollevo di tutto, ragazza mia. Oh, cosa fa sto qua in mezzo alla strada? Oh, cosa fa sto qua in mezzo alla strada? Ecco, l'avrebbe detto così lui. Mamma mia, la gente non sa guidare a quest'ora. Oddio, mi sono ammazzato in questa palestra e ora si va a casa e si va a lavorare circa, cioè dovrei andare a fare la spesa prima, prendere magari qualcosina per le colazioni e voglio prendermi un succo. Ultimamente mi sto facendo tipo, ultimamente sarà 2 settimane che non lo faccio, ma da ottobre a sta parte mi faccio sempre tipo le spremute la mattina, perché io posso aver avuto la serata più devastante la sera prima, cioè essermi ammazzato di alcol, ma se poi la mattina mi bevo un bicchierino così di spremuta mi sento sano, mi sento puff, è sparito, è solo che non sono più di stagione, quindi non è il
laptop. Scusate, non voglio fare incidenti. Ecco, questo è proprio l'orario di punta che scelgo io per andare a prendere via la macchina. Siamo impazziti. Oh, non voglio farlo. Vabbè, lo faccio. Niente, no, non si fanno queste cose, non si taglia la strada. No, tanto là in fondo è verde, quindi non mi serve tagliare la strada. No, mi metto anche in questa corsia. Così facciamo i bravi, facciamo i buoni. Ci siamo. Adesso vado in doccia perché puzzo di morte. Anzi, prima mi metto a scaricare i video per questi youtubers. Sono qua. Che mi perdi? Ok. Devo iniziare a scaricare il video, che sarà qualche giga, così intanto non perdo tempo mentre sono in doccia, mi si scarica la roba, attacchiamo la SSD e iniziamo a lavorare. I file si stanno scaricando. Bene, fantastico. Allora, domani ho un colloquio, perché sì, sono disoccupato, però è ancora per poco, speriamo. E mi trovo in una situazione abbastanza scomoda, perché tipo io ho già firmato una proposta di contratto con un'azienda, solo che quella di domani mi vogliono fare un'offerta più alta, quindi è scomoda la situazione, perché io giovedì dovrei iniziare a lavorare per l'azienda A, solo che appunto io l'azienda mica me la devo sposare, quindi se trovo qualcosa che mi piace di più e pagato meglio, io vado di là, che potrebbe essere l'opzione di domani. E quindi adesso la situazione è tagliente e molto calda, non voglio bruciarmi, e domani vado a fare un altro colloquio con questi qua che dovrebbero farmi un'offerta, e se me la fanno io vado a cioè io 27 anni che vivo qua e non so mai le luci. Sono ancora qua e stasera mi mangio un minestrone. Ho bisogno un po' di sentirmi in pace con me stessa. Sono stufo, cioè stufo di pizzette no, però insomma ogni tanto bisogna anche fare gli umili, e il minestrone va più che bene. E in tutto questo sto tipo, per il lavoro che sto facendo devo generare immagini spesso strane, e in questo caso l'immagine strana è un bellissimo Elon Musk che dorme vestito da meccanico. Ci sono sempre immagini particolari, ecco, che Midjourney mi permette di generare. Fatto, basta schermi. Spengo tutto, spacco tutto. Fatto. Cosa mi mangio? Allora, la minestra, e poi ho anche, guardate qua, una bellissima... ogni tanto bisogna... bisogna trattarsi bene ogni tanto. Sani. Sto morendo di fame. E sto sto scongelando la... il minestrone. E qua insomma che sorride, che mi sta guardando. Vabbè. Adorabile, proprio bella. Questa è un po' di formaggetto. E buon vecchio YouTube, un po' per rilassarsi, poi tra poco esco. Programmi, tutte cose. Via.